Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, sì, è giovedì e siamo quindi arrivati alla settimana numero 3, ragazzi. Serie di sfide nuovissime, interessantissime. Ad esempio, come colpire da 15 metri un avversario con il pomodoro, o addirittura, ragazzi, dov'è la stella segreta. Vedremo tutto assieme, ragazzi, in questo video per riuscire a completare nella maniera più veloce la settimana numero 3 e quindi prendere la stella segreta. Non c'è purtroppo lo stendardo, quindi ragazzi, mi raccomando, un super like se vi piace questo format di video. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere sempre tutte le guide complete su Fortnite. Andiamo ragazzi a vedere le sfide che dovremmo affrontare. Rianima un giocatore in partite diverse, cerca dei forzieri in diversi punti della mappa, eliminazione con trappole che fanno danno. Ne parleremo anche di quella. Elimina 10 nemici in diversi match. Suona il campanello di una casa con un nemico al suo interno. Bisogna vedere se questa c'è o non c'è, ragazzi, perché è un bel punto di domanda. Colpisci un nemico con un pomodoro da più di 15 metri e visita diverse location. Quindi ragazzi, iniziamo subito dentro di prepotenza a vedere la sfida del pomodoro. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo appunto ittare un nemico con il giocattolo del pomodoro, che ovviamente sblocchiamo questa settimana nel battle, questa stagione nel battle pass. Come si fa, ragazzi, per farla in maniera veloce? Semplicissimo, potete giocare in due modi. Io vi consiglio di fare o una bella duo o una 50 versus 50. Se per caso, ragazzi, giocate in duo o in 50 versus 50, vi basta solo che una volta che avete noccato il giocatore avversario, prima di killare o di far killare dal vostro compagno di squadra il suo compagno, voi facciate 4-5 passi indietro e gli tiriate un pomodoro. È più difficile prenderlo col pomodoro che killarlo, ragazzi. Non è così facile, però basta qualche passo indietro e vedrete che riuscirete a colpirlo, a toccarlo, e la missione verrà fatta. Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece della missione che ci chiede di killare un nemico con le trappole che fanno danno. È molto particolare. Io vi ricordo sempre una cosa, ragazzi, queste sono le missioni che vengono trovate dai dataminer nel file di gioco. Potrebbero esserci dei cambiamenti, voi mi raccomando, se trovate qualcosa di diverso, guardate il commento che vi metto io in primo piano, dove inserirò tutte le modifiche qualora ce ne fossero. Quello che ci fa veramente strano, ragazzi, è che loro dicono: fai danni ai nemici con una trappola che fa danni. Ma la trappola che fa danni è solamente la trappola quella con gli spuntoni normale. Non è che per caso ci hanno in mente di inserire qualcosa di extra nel nostro gioco, qualche trappola extra? Non lo so, sarebbe una figata. Stiamo a vedere. Quindi ragazzi, come si fa anche qua? Molto semplice la cosa, è molto più facile di quello che si pensa. Vi sconsiglio, a meno che non ci abbiate voglia di giocare in singolo, vi consiglio di entrare invece nelle 50 versus 50, e la cosa più facile da fare è buttarci nella mischia. Appena nocchiamo un giocatore, gli costruiamo un muro o una piattaforma di fianco e ci montiamo velocemente la trappola. Forse, ragazzi, riuscirete a farlo più velocemente ancora se giocate in duo. Easy, come sempre, noccate uno dei due giocatori, aspettate un secondo prima di buttare giù l'altro e gli piazzate una trappola. Mi raccomando che dovete essere voi a noccare il giocatore, perché altrimenti se piazzate una trappola su un giocatore che è già a terra, non vi darà la kill, ma prenderete solamente i punti per averlo killato. Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo finalmente della stella segreta della settimana numero 3. Stella segreta, ragazzi, che ci regala 10 stelline del pass battaglia e che ovviamente viene
presa solo al completamento di tutte le sfide della settimana. Mi raccomando, mi raccomando. Allora, ragazzi, come stiamo vedendo nell'immagine di caricamento, bellissima tra l'altro, della settimana numero 3, dobbiamo recarci a Bosco Blaterante per trovare la stella e più precisamente in questa casa. La stella, ragazzi, apparirà vicino al camino, questo camino. Potrebbe apparire in cima, potrebbe apparire qui alla base, vicino al tetto, potrebbe apparire dentro la casa, nel camino proprio. Quindi, ragazzi, mi raccomando, niente di preoccupante. Ovviamente, guardate voi, la stella è in questo punto. Ma andiamo avanti, ragazzi, perché parliamo di un'altra sfida abbastanza fattibile, che è quella di dover rianimare i compagni di squadra in diverse partite. Anche qua, ragazzi, ovviamente non potete farla in singolo, era scontato, ma vi consiglio, ragazzi, di giocarla nelle 50 versus 50, anche qua in maniera un pochettino più stealth. Quindi, prima di buttarvi dentro, guardate per caso dove sono i nemici noccati, soprattutto verso la seconda fase del cerchio della tempesta, dove dovrebbero essercene molto di più a terra. Ma se non volete perdere tempo e volete fare la cosa in maniera più veloce e non ve ne frega niente del KD, giocate in duo, fate costruire al vostro compagno di squadra una scala abbastanza alta da potersi buttare per suicidarsi. In questo modo voi lo tirate su e poi tutti e due o completate la partita o invece decidete di ammazzarvi. Mi raccomando, perché una rianimazione a partita sembrerebbe. Avanti ancora, ragazzi, per una delle sfide più difficili di questa settimana, ragazzi. Questa è tosta, ragazzi. Questa è tosta, potrebbe portarvi via un sacco di tempo, quindi mi raccomando, mettetevi comodi, mettetevi calmi. La sfida è: elimina 10 player in match diversi. Mi prendo in giro, mi prendo in giro. Non c'è molto da dire, raga. Su questa sfida, ovviamente, il mio consiglio che mi sento di darvi è: non pensateci, concentriamoci su tutte le altre sfide e vedrete che, a men che non si dica, farete la sfida senza neanche averci pensato. Invece adesso parliamo della sfida più interessante, una sfida che avevamo già visto nella scorsa season all'inizio, che è la sfida delle prove a tempo, delle time trial. Le prove a tempo sono praticamente segnate nella mappa con dei cronometri di colore blu sfumato, se non ricordo male, che una volta preso il primo genera altri cronometri in sequenza che vanno a creare un percorso. Quindi, ragazzi, il percorso potrebbe essere fatto o a piedi o con la TK, quindi con il kart. Potrebbe tranquillamente succedere che per completare il percorso dobbiate voi stessi costruire un percorso fatto delle piattaforme, delle scale fatte per riuscire ad andare a raggiungere i cronometri che si generano. Quindi non vi preoccupate se non riuscirete a fare per il alla prima colpa, alla prima botta la sfida. Di solito dovete preparare pezzo per pezzo il percorso per poi poterlo fare in un colpo solo e quindi guadagnarla pochi secondi a disposizione per riuscire a completare, quindi a portarvi a casa la penultima sfida di cui abbiamo parlato. Ovviamente vi inserirò qua, non appena sapremo le location, i posti dove troverete tutte le sfide a tempo. Se n'è andata la webcam per i fatti suoi. Torni qua, signora webcam, per i fatti suoi. Ok, preciso, si è crollata la webcam. Ultima sfida, ragazzi, invece, è quella di visitare diverse location nella mappa, ragazzi. Anche qua, purtroppo, non sappiamo ancora quali sono i luoghi indicati. Sappiamo solo che il primo dovrebbe essere rapide, rischiose, quindi, ragazzi, partite, buttatevi lì. E il secondo, Bosco Blaterante. Quindi, ragazzi, ogni volta che riusciremo a visitare una location che è stata ping, che è stata detta nella missione,
verrà aggiornata per la partita seguente con la nuova location. Quindi mi raccomando, solo un pochettino di accortezza su dove scendete in modo da completare nella maniera più veloce anche questa sfida. Io vi ringrazio ragazzi tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un super pollicione se ancora non lo avete fatto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi siamo in live, ciao!